Grazie Presidente. Relativamente a questa proposta di deliberazione di istituzione dei tavoli della convivenza a prima firma del consigliere Giachetti, pur riconoscendo l'importanza fondamentale del dialogo interculturale per la partecipazione attiva dei cittadini e di ogni iniziativa valida al fine di superare divisioni etniche e prevenire conflitti sociali, nutriamo dei dubbi relativamente al combinato disposto del punto 2 che vado a leggere. Quota parte del bilancio di Roma Capitale destinato alle politiche sociali potrà essere assegnato ai municipi per finanziare le iniziative dei tavoli della convivenza, secondo le linee guida sopra indicate. Riteniamo opportuno che la quota parte del bilancio di Roma Capitale destinato alle politiche sociali non debba essere dirottato su ulteriori iniziative, semmai che si debba ampliare il bacino d'utenza dei cittadini assistiti dai servizi già destinati allo stesso scopo o eventualmente prevedere ulteriori azioni dell'amministrazione attraverso gli attuali strumenti. Le iniziative di integrazione, che tra l'altro sono già in essere in alcuni municipi, per il Movimento 5 Stelle dovrebbero essere a costo zero e partire soprattutto dalle specificità del territorio, perché se è vero che a Roma convivono oltre 150 gruppi etnici, non è detto che tutti i municipi vivano la medesima criticità o che tutti i gruppi sociali intendano integrarsi seguendo queste modalità calate dall'alto e che inoltre prevedono un ulteriore aggravio per le casse comunali già fortemente depauperate. Inoltre riteniamo che il progetto di integrazione culturale vada visto in un'ottica di sistema. A tal fine stiamo al momento lavorando alla stesura del piano sociale cittadino, un piano che, ricordiamo, manca dalla città di Roma da 13 anni. Un piano da cui usciranno riflessioni in base alle quali daremo indirizzi specifici in merito alle attività di integrazione interculturale. In generale crediamo che tale processo di integrazione non debba far parte di un progetto dedicato e neppure essere riservato solo ad alcune categorie di persone, quanto piuttosto essere parte integrante delle politiche di inclusione per la nostra città, politiche che sono già al centro dell'azione della nostra amministrazione. Grazie.